Buongiorno. Buongiorno. Io credo che alla base del meccanismo narrativo di Un'estate fa ci sia un paradosso interessante che è legato all'elemento in cui il passato e il presente comunicano tra loro nella serie, che è una soluzione molto originale e creativa. E apparentemente non è realistica, però in realtà ha un elemento di realismo ed è legato al modo in cui noi sperimentiamo il tempo. In fondo quello che la serie sta cercando di dirci è che il passato e il presente sono in realtà molto più intrecciati e confusi di quanto pensiamo. Non è tanto un viaggio nel passato, quando è il passato che si riattiva e diventa di nuovo presente. Cosa ne pensate? Io penso che sia proprio una questione di introspezione, infatti, questa serie. Credo che ci sia proprio simbolicamente una narrazione che riporta a, a noi stessi. Cioè, quello che, il percorso che fa Lino, Elio, in questo caso, è proprio un percorso che va indietro nel suo essere interiore. Credo che sia proprio questo. Che poi il discorso col passato, io non sono avvezza ad andarci spesso, però è una questione che abbiamo molto dentro di noi, no? No, poi lo vediamo realizzato in immagini in questa serie, però credo che spesso ci piace andare a vedere quello che è stato, per, magari per non fare gli stessi errori, quindi insomma è una questione intima che qua viene sfacciatamente tirata fuori. Sì, io penso che tu abbia colto veramente il punto, perché il viaggio che fa Elio e che fa soprattutto Filippo in qualche modo in impresa diretta, sì, esatto. Io ne porto in qualche modo le conseguenze cerotti o le cose belle anche, no? Sia un viaggio di recupero e di rincontro con se stessi, giocando con le regole e le deroghe in qualche modo a un genere complicatissimo, stimolantissimo, difficile come il time travel, che è uno dei codici di genere che viene usato nella serie, non l'unico. È proprio vero quello che dicevi, sono d'accordo con Claudio, il punto è proprio quello, è un viaggio dentro di sé. Sì, è un'influenza tra il giovane e l'adulto, è il passato che influenza il presente futuro e viceversa, è interessante come dinamica, come per esempio l'Elio adulto venga appunto a conoscenza di determinate dinamiche proprio del suo essere soltanto ricordandosi di come aveva effettivamente poi vissuto il passato. Interessante come struttura. E quindi analizzando proprio i vostri personaggi, che sono in un certo senso personaggi sdoppiati, perché abbiamo lo stesso personaggio che in diverse linee temporali è portato avanti da diversi attori ed attrici, quindi credo che per gli spettatori sia interessante capire come costruite questi personaggi sdoppiati, partendo dalla sceneggiatura, comunicate con l'altro attore, l'altra attrice, oppure c'è meno comunicazione, ognuno va? Dipende, diciamo che può capitare un po' di tutto, ma di solito ciò che ci unisce è proprio un regista, cioè c'è un casting che prevede in qualche modo di scegliere due persone affini tra di loro, non necessariamente somiglianti nei tratti somatici, però ci deve essere un po' un guizzo dentro che, no, che trovi simile all'attore che ti interpreterà da grande o da piccolo, insomma. Quindi noi nel mio caso io ho conosciuto Martina, ci siamo dette poche cose perché in realtà ci siamo trovate già subito in qualche modo affini e abbiamo trovato un paio di cose da portarci avanti e indietro nel tempo, cioè qualche caratteristica che apparteneva già a lei, e non è detto che io ho suggerito a lei e lei a me, ci siamo proprio assorbite un po' l'una con l'altra. E poi c'è la sceneggiatura che ti sostiene, quindi insomma poi il lavoro è già tutto scritto, è meno stupefacente di quanto immagini, bisogna scegliere giusti gli attori, se li scegli bene è fatto. Allora, anche io e Filippo ci siamo incontrati, abbiamo parlato parecchio prima dell'inizio delle riprese, come è successo un po' a tutti gli attori, cast maturo, chiamiamolo così, cast giovane, cast senior, cast junior, e, però ecco il punto di incontro era sempre quello, cioè la scrittura, e ovviamente il lavoro che con Davide e con Marta si è fatto per costruire una continuità. Sì, direi la stessa cosa, esattamente la stessa cosa. Abbiamo avuto modo sicuramente di confrontarci, poi bisogna sempre rompere il ghiaccio all'inizio, esatto. Magari. Forse quello è il momento un po' più, almeno per me, parlo per me, un po' più complicato, cioè un po' più difficoltoso, però superato quel momento lì poi c'è un lavoro di ascolto e poi anche appunto bisogna fidarsi in qualche modo per
appunto del regista, del compagno, insomma è stato, abbiamo lavorato un po' così, almeno ho lavorato in questo modo qui, almeno su questo. Grazie. Grazie a te.